quella che è l'attività di questa associazione che da 15 anni, ecco, quest'anno sono 15 anni che opera in questa città, in sinergia certo con le istituzioni, con il Comune di Fano, con la Regione Marche e con gli enti che collaborano sempre e ogni anno e contribuiscono alla buona riuscita delle nostre attività. L'anima pulsante, come diceva Maria Teresa, è assolutamente, e va ribadito, è quella del volontariato che mette tutte le energie ogni giorno, tutte le buone energie che ha per fare andare avanti quelle attività, diciamo, giornalmente e gratuitamente. E due, come già Marco ha rappresentato prima, sono i binari su cui la nostra associazione si muove. Uno è quello dei corsi. I corsi che sono, avete visto, numerosissimi, sono 56 quest'anno. 56 corsi che praticamente spaziano dalla pasticceria vegana all'acquerello, alla storia, alla cultura, alla musica, alla matematica, veramente la filosofia, la psicologia. Veramente ne abbiamo tantissimi. E il secondo è il binario delle conferenze che si accompagnano anche ai viaggi per l'approfondimento e la conoscenza del territorio e naturalmente anche alle mostre, che non mancano mai. Io non posso nascondere che il tema che più mi appassiona è quello delle conferenze e dove posso magari adoperarmi di più. E in particolare quello del ciclo triennale che abbiamo messo in atto dallo scorso anno di città e territorio. Bene, diciamo che questo ciclo triennale è stato lanciato da Franca Del Pozzo, da me, con il coinvolgimento e il sostegno di tutto il comitato di gestione e da tutto il team dell'Università dei Saperi. Siamo partiti dalla domanda della città contemporanea dove sta andando e lo stiamo investigando in tutte, diciamo, le sue sfaccettature. Quindi siamo partiti dal tema filosofico, le città di Calvino, no? Che sono un'estensione di tante cose, materiali e immateriali, non solo case fatte di